Iniziamo con la ricerca. Empower? Sì, un attimo che te lo passo, sta qui fuori, un secondo. Luca al telefono. Chi è? È Nicolò, Passione Motori. Te lo passo? Sì. Sì, pronto. Ciao, ciao Luca, sono Nicolò di Passione Motori. Guarda, ti chiamo perché sostanzialmente devo andare a prendere una Silvia S15 Spec R. In pratica alcuni fan mi hanno parlato di te, sono andato a vedermi un po' il sito, un po' Facebook e ho detto ok, questa è la persona giusta. Sono contento? Sì, sì, no, guarda, io il tuo blog, devo dire la verità, l'ho seguito qualche volta, non sempre, quando ho tempo. Sì, dimmi tutto. Guarda, se ti va possiamo iniziare a lavorare insieme su questo progetto e non so, andiamo a vederla insieme, capiamo se è la macchina giusta da prendere e nel caso la prendo e partiamo. Ok, quando vuoi andarla a prendere? Tu quando sei disponibile? Allora, io guarda, questo weekend non ci sono perché devo consegnare una 300ZX in Belgio che abbiamo venduto. Hai capito! Però, se ci possiamo andare magari martedì, riesco a venire su a Milano. Dai, dai, sì, sì, martedì va benissimo. Sì, sì. Va bene, io penso che per mezzogiorno riesco a stare a Milano e ci andiamo insieme. Ecco, bravo, così magari la vediamo insieme, capiamo se è il caso di prenderla, dai. Certamente, certo, così ti do anche una mano se vuoi vedere qualcosa. Dai, dai, va bene, ci vediamo martedì allora, dai. Va bene, ok, ci vediamo martedì. Ciao, ciao Nico, piacere mio, ciao, ciao. Molto bene, molto bene. Due giorni dopo. Porca miseria, il momento è arrivato. E sento che il momento è arrivato anche perché ho un po' di fastidino allo stomaco. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare oggi è spostare l'Abarth. Bene, i box qua sotto praticamente li sto affittando tutti io. È la prima volta che parcheggiavo la macchina qua dentro, quindi ci ho messo un po'. Comunque, macchina spostata e mi sa che poi dovrò spostare anche le moto giù. In ogni caso, ora pensiamo ad andare a prendere la signorina. Ma che cazzo? Call me. Dress like a
la macchina. La giochi un po' con la pressione del turbo, sono tirata un po' su, perché lei è sui, allora lei stock era 0.4-0.5, adesso l'ho messa a 0.8. Vabbè, in sicurezza. Perché, sì, esatto. Perché 0.4 è pochissimo. L'originale, sì, l'originale fa, fa ridere. Cioè, io dico, il quadro non l'ho cambiato, è vero, l'avevo guardato anch'io. Sono quello che stava in vero, cioè, sostituta al BMW. Credo che l'hai nettamente sorpassato e strapassato. Esatto. Radiatore intercooler Moishimoto con tubazioni in acciaio, tubazioni nuove in siliconiche della G Plus per l'acqua, collettori scarico completo libero, filtro Apex che è uno dei migliori al cono. Sì? Sì, sì, sì. Vedo che c'hai sopra un assetto regolabile della D2, credo, dal colore. Sì. Potrai regolare la durezza, la campanatura e l'estensione della molla in modo separato, quindi abbiamo un assetto completamente da, da gara. Beh, adesso è, fai vedere Tommy che bella camberata. Sì. Se la prendi da... C'hai almeno un grado e mezzo di gambe. Se la prendi dal dritto così, in teoria si dovrebbe vedere la ruota che è un po'... Le puleggi sono alleggerite in ergal, quella del motore, questa qua sotto, vedi? Sì. E queste qua sono quelle delle cinte dei servizi. Sì. Quindi è tutto alleggerito. Poi il venditore ci ha spiegato che ha fatto rifare il cambio mettendo quello della S14, che è un po' più robusto, che è il 5 marce, in sostituzione del 6 marce della Silvia. E il volano alleggerito, credo anche una frizione, da aver capito. Sì, frizione del torino. E poi c'hai le cams Tomei. Quelle suonano. E all'interno del... ti permettono di andare un po' più in alto di giro. Sì. Erogazione differente rispetto allo standard. E all'interno c'hai... Ho visto già, perché ho spippolato un attimo. Sì, bravo. Sei andato via. Bravo. E ce l'hai lasciata aperta. Esatto. Ah, ma te l'ho lasciata apposta. L'hai lasciata aperta. Vedi, te la studiavi. C'è un bel manometro boost controller della Greddi di ultima generazione. Adesso è facciamolo vedere, dai. È settata un po'... Com'è? Bassa adesso? Tranquilla. Tranquilla. Per farti abituare. È meglio, eh. Se no mi stampo subito. Da qui puoi regolare la, la pressione della turbina. Pressione turbina. Sì. Puoi aumentare e diminuire la risposta della prontezza della turbina. Cioè, ma tipo nel senso che picca subito oppure picca più leggermente. Esatto. Poi c'hai degli alert. Sì. Per esempio se superi. Ah, se superi la pressione. Italia. Il manometro è originale della Silvia, lo troviamo su Tele Silvia, però molto bello il quadro dell'anismo. Un pezzo molto raro, considera l'ultimo che abbiamo importato l'abbiamo venduto a 1000 euro, quindi... Poi c'è anche le barre dell'anismo, davanti e dietro. Però il bar è imbullonato, quindi diamo anche queste informazioni. A parte, vabbè, il cerchio work made in Japan. Bello, top, esatto. Non è un replica, ma è un vero work. C'hai i lug nuts il color titanio, un carini, sì. Che danno quel... Quello in più, visto anche la posizione, esatto, della macchina, che riprende un po' la macchina, molto sobria, diciamo. Sì, sì, come lì piace a me. L'ho notata subito, c'è la pinza maggiorata della Skyline R33, versione la GTST. Quindi anche l'impianto frenante posteriore maggiore viola di due, sì. Sì, sono loro tutto, allora. Tutto esatto, match con tutto fatto apposta. Lo scarico è tutto quanto in acciaio X. Eliminato il canalizzatore, quindi è tutto dritto. Bene, bene, dai. Dai. Prima sai che quando ci siamo fermati ad un incrocio, uno che stava incrociando mi sa che ha preso tutto il telefono e ha messo il video, penso. Teneva il telefono così, intanto mi riprendeva e poi ha fatto l'incrocio. E beh, anche io, se vedessi una Silvia viola la riprendesse. Vedi che cambia proprio il suono. E stiamo cambiando a 3500. Sì, 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 sì. Come la senti? Allora, è bella veloce in serie. Ci credo, 200 gradi di gamma. Conosciuti perché tu sei il master, capito? Il master italiano, il master del JDM, quindi il guru. Si chiamerà così, Luca Guru JDM. Esatto, Luca Guru JDM, basta. Occhio però, perché poi a un certo punto Skoda. Direi che forse voglio provare. No, oggi no, perché devo prendere il treno. Esatto, quindi domani con calma, non domani provo fido, in un il treno. Sì, sì, no, ma provo in un piazzale. Bravo. Dove? Bello aperto.
adesso sei in high boost. Dritto. Provala dopo la curva del favore. Qua dritto. Dritto, eh. Oh mio Dio! Bar e 12 di vento. Adesso va bene. Ci siamo. Calcola che in Giappone non esiste. Mm? Io faccio le aste, no? Sì. In Giappone non esiste il concetto di fregatura, di zola. Ah no? E non esiste neanche il concetto di contrattazione. Cioè, se lui vende una cosa a 10.000, tu non puoi contrattare perché lo offendi. Ah, perché te la compri? Perché quello è il prezzo quello che è il vale, prezzo, secondo non lui. È che tu lo offendi se tu dici te lo 9.5. C'hai poi una scheda tecnica in giapponese dove loro riportano tutte le cose negative della macchina, non ti dicono i pregi. Ah, solo quindi è l'uovo di Pasqua. Cioè, nel senso, a me mi è arrivata la Silvia come questa, sì, che magari c'aveva le cams della domain, cioè stava scritto, sì, oppure c'è stava il bus controller della Greddi che costa 300 euro, non c'era, non scritto c'era, cioè, magari scritto solo bus controller, sì. La prima volta benzina e ho paura che questa emozione la proveremo tante volte la settimana. Come girano i numerini. Pronto? Ciao Luca! Ciao, bello, come stai? Ciao, bene, bene, lì a Roma com'è? Tutto a posto, oggi c'è il sole, ieri pioveva. Bene, uguale qua, ieri pioveva, oggi c'è il sole, quindi oggi posso fare un po' di ripresa alla macchina. Ah, ok, così procediamo. Esatto. Niente, io ti chiamavo per sapere un po' che modifiche possiamo fare alla Silvia. Io qualche idea ce l'ho. Come ti ho detto già, la macchina è abbastanza preparata e secondo me per il momento, Nico, io ti consiglio, sì, di lasciarla un attimo così a livello di motore, perché sulla Silvia possiamo fare di tutto. Sì, sì. Cioè, arriva anche a 500-600 cavalli, però credo che inizi a gestirla un attimo, perché comunque la prima macchina a trazione posteriore con la guida a destra. Sì, sì, bravo. Se inizia a sovrasterzare, non lo so. Anche il fatto di avere il freno a mano alla sinistra. Però se tu sei d'accordo, per, sì, quanto riguarda l'estetica, qualche ritocchino io lo farei. Sì. Non mi piacciono molto le lip anteriori. Sì, a me piace. Bravo. Anche a me piacerebbe uno tutto unico, vero? Bravo. Unico, via i fanali posteriori, li volevo mettere a LED. Sì, quelli per forza. Tipo una delle primissime cose che volevo cambiare, i fari, e poi rimettere l'alettone, perché senza un po', vero? Perfetto, era la terza cosa che ti volevo dire io. Ecco. Diciamo che l'impianto frenante è un po' sottodimensionato, sì, perché sono le prestazioni della macchina. Vediamo se, sì, riesco a proporti qualcosina. Bravo. Non è che non frena, però per come va, se frena un po' di più non è che va male. Guarda, c'ho Daniele che ci capisce abbastanza. Sì. Te la mando via mail, va bene? Va bene, dai, va benissimo. Costa poco, ma vale tanto. Ah, okay. Va bene. Poca spesa, tanta resa. Ciao, poca spesa, tanta resa. Va bene, dai, va benissimo. Sì. Va benissimo, dai, allora ci sentiamo per mail. A posto. Dai. Grazie mille, Luca. Ciao, 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 ciao. Dani, c'è da fare adesso? C'è da fare? Sì. Senti, mi ha chiamato prima Niccolo, passiamo noi, sì, per la Silvia. E dobbiamo fare un preventivo, più che altro, di quello che potrebbero essere un po' le modifiche. Ci abbiamo abbastanza roba noi per la Silvia, no? Ma guarda, stavo facendo una ricerca mentre che parlavi, cercando con S15 sul sito, abbiamo circa 427 articoli. E se fai SR20 DET? Facciamo con SR20 DET 146. Vabbè, la roba c'è. Ok, perfetto. Allora, senti, senza andare direttamente sul motore, perché comunque la macchina sta già bella pompata, fanali posteriori, roba LED, okay, magari scuriti o quelli tutti rossi americani, cioè presente? Sì. Spoiler, però una cosa non troppo nostra, la roba leggera. Robe bagni, okay, qualcosa di leggero, perché la macchina non c'ha kit estetico. Un lip anteriore, bello, per paraurti anteriore, normale. In ultimo, allora guarda, la macchina c'ha già l'impianto frenante posteriore maggiorato, ok? Però l'anteriore è quello stock, okay, di due racing, quelli a 4 pot o 6 pot, oppure yellow speed, qui abbiamo Wilwood.
pure, però magari se vuole spendere un po' di meno e comunque avere una resa abbastanza buona, possiamo andare a prendere un impianto frenante di una Skyline R33, perché sono compatibili, giusto? Sì. è vero, ci abbiamo quel fornitore in Giappone? Sì, in Giappone, direttamente andiamo in Australia, dove comunque va molto questo modello. Ok, allora mi metti pinze anteriori R33, ci abbiniamo disco baffato più tubi in treccia. Ok. Più pasticche e vendiamo o le classiche bici gialle o se no pure qualcosa della Endless. Endless. Va bene? Anche della Hook pure. Volendo. O Project Mew. Project Mew. Project Mew. Ce la fai? Una mezz'oretta? Sì. Mandiamo la mail? Dai. Allora? Qualcosa? Sì, ho preparato una lista da farti vedere. Dai, grande. Ma poi partiamo dai fari originali. Sì, che non si possono vedere. Mamma mia. Abbastanza. No. Per i fari posteriori abbiamo questo modello qui. Ok. Poi abbiamo questo. A LED, figo. Questo così e questa versione qua, full smoke. No, torna indietro. Ancora? Questi. Questo? Sì. Ok. Poi passando agli spoiler. Questo è Rocket Bunny. Rocket Bunny. Ok. Questo qui è simile all'originale. Sì. Poi abbiamo questo con... No. Allora, o gli mandiamo questo, che è molto pulito. Ok. Questo grigio, che è simile all'originale, questo no, e se gli piace anche questo qua ci potrebbe stare bene, così. Magari il carbonio, no? Sì, poi sentiamo un attimo quello che ne pensa. Ok, per quanto riguarda... Andiamo ai lip davanti. Lip anteriore mi preoccupava un po'. Ah, abbiamo questo. Questo è Tommy Kaira. Sì. C'ha l'inserto in carbonio. Il centro in carbonio e l'esterno in ABS, però volendo si può rivedere anche tutto in carbonio, poi abbiamo già visto per altre macchine. Bello. Poi abbiamo questo. Normale. E basta. Ok, allora questo qui, questo mi piace tanto. Come questo, tanto. Questo è quello che piace. Questo è il suo, diciamo. Mi mandi questi due. Per quanto riguarda il rendimento, si è mosso con contatto in Giappone? Sì. E queste qui chiaramente poi vanno ripristinate, riverniciate, accoppiati dischi, pasticche e tubi in treccia. Quanto tempo ci mettono a farci arrivare questo? Qua 10-15 giorni dovrebbero stare. Stogare chiusa, sì. Perfetto. Poi qui ci abbiamo... Ok, le Endless. Queste sono semi stradali, sportive, se no sì, poi dopo fischia. Dischi e tubi in treccia poi prendiamo successivamente, ma tanto sono bello. Dai, è lo stesso tipo. A posto. Beh ragazzi, la Silvia è a casa, finalmente nel box, bella, tranquilla, al calduccio. È arrivato quindi il momento di illustrarvi tutte le serie che andrò a fare sulla Silvia. Ovviamente non abbandonerò altre serie come la Domenica con Passione Motori, le modifiche all'Abarth, la nuova serie di test in pista che sta per uscire, la nuova serie di modifiche e test in pista della Z800 che sta per uscire anche lei, ma andiamo praticamente solo a sostituire la serie che era stata fatta sul BMW, la faremo con la Silvia ma con diverse sfaccettature. Diciamo che quella sul BMW è stata un po' un test, abbiamo visto che funziona, vi piace tantissimo anche a me farlo, quindi assolutamente la portiamo avanti con la Silvia. La prima serie che andrò a fare con la Nissan Silvia sarà una serie chiamata Touge Italia. Per gli appassionati di auto giapponesi o comunque di video in stile Hot Version oppure Best Motoring, dove ci sono Tsuchiya o tanti altri giapponesi che scannano sulle montagne, ecco, noi andremo a fare una cosa del genere, ovviamente in modo legale, dove potrò essere da solo o trovarmi con voi e fare i passi più belli che abbiamo in Italia in Nissan Silvia. Ci sarà una serie poi invece dedicata esclusivamente ai raduni, alla vita notturna e non solo notturna. Ovviamente poi non possono mancare i video dove driftiamo in pista o dove facciamo dei semplici track day, sicuramente le idee non mancheranno. Il prossimo video sulla Silvia, ragazzi, quindi diciamo il secondo episodio, sarà veramente una bomba, perché Luca di Empower verrà a trovarmi o comunque ci troveremo in qualche modo con la sua Supra, quindi seguitelo subito, Luca Spadano su Instagram oppure Empower su Instagram, Facebook, il sito, date un occhio perché ragazzi ha delle macchine JDM da paura e non vedo l'ora di fare un bel tandem in pista o fuori pista con Silvia e Supra. Terminerei questo video dicendo che finalmente sono riuscito ad avverare questo mio sogno, sia quello di avere un'auto
giapponese, una JDM bella sportiva in garage. Sono riuscito a fare questo grazie al fatto che, essendo ventennale in Lombardia, non pagherò il bollo, avrò degli sgravi anche sull'assicurazione. Ho fatto un finanziamento per prenderla, però ho avuto anche degli aiuti degli sponsor, che poi vedrete perché porrò la loro grafica sulla macchina. Ho avuto anche qualche donazione da voi, circa 300 euro sono stati donati da voi, quindi ringrazio le persone che hanno voluto donare perché credono in questo progetto. So che non sono tantissimi, so che non mi hanno cambiato l'acquisto dell'auto, però grazie mille ragazzi. Quest'auto io l'ho presa un po' come investimento, sia come investimento proprio dell'auto, perché stanno molto salendo di valore, ed è anche un investimento ovviamente nell'immagine, quindi ho investito diciamo in me stesso, cercando quindi di portarvi bei contenuti, e poi ovviamente potrebbero esserci guadagni con gli eventi, essere invitato alle fiere, eccetera eccetera. Direi quindi che possiamo terminare qui il video, dopo aver appunto ringraziato voi e gli sponsor. Noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale Passione Motori. Mi raccomando, non perdetevi l'episodio sulla Silvia, perché il prossimo penso sia abbastanza esplosivo. Grazie della visione e noi ci vediamo al prossimo video. Bella. Per non perdervi altri video, mi raccomando, ricordatevi di premere il tasto iscriviti sul canale e, importantissima, la campanella per ricevere le notifiche. Drop the beat, let's party in my street.